Buongiorno, miei amici di YouTube, come state? Spero tutto bene. Stavo facendo la mia routine viso quotidiana e ho pensato di farla insieme a voi. Ovviamente, prima di andare a lavare i capelli fanno schifo, in settimana devo fare anche la tinta perché è veramente allucinante. Allora, sto utilizzando questo preso da Manuela Rodriguez che è buonissimo, è un latte detergente anche struccante di Galénic. Ne prendo un pochino. Io lo posto sempre anche dentro le orecchie. Ok, vedete quanto sono rossa questo periodo? Qualsiasi cosa metto è veramente. Allora, uso il mio panno perché comunque almeno posso con voi non lasciarvi per troppo tempo. Allora, lavo anche dietro le orecchie, ho passato il detergente. Adesso dopo vi raccolgo anche quello che sto mettendo per il viso. E nel bagno di oggi, che cosa utilizzo? Un completo giorno di ristrutturazione con voi. Che bello! Allora, andiamo a mettere l'acqua termale della Bionic. Questa mi piace, che nebulizza veramente. Io uso questa o quella di Averna. Sono quelle con cui mi trovo bene. E considerate che io ho provato anche un'altra, quella della, non lo so, qualche video ci sarà, ma era salata, cioè non mi piaceva, mi seccava troppo il viso. Forse troppe sostanze saline, termali. Poi vado ad applicare, vedi quanto assorbe la mia pelle, si mangia tutto per quanto è secca. Acqua Infini, l'essence di Galénic, presa sempre da Manuela, consigliate e prese da Manuela, non è che io le conoscevo, lei mi consiglia quelle più adatte a me in base insomma, alle richieste che io gli faccio. Questa è proprio per pelli sensibili perché è veramente delicata. Poi vado ad applicare, ragazzi. Io stavo utilizzando queste, ma purtroppo in questo periodo non vanno bene perché mi brucia il viso. Questi di Iodena. E questo momento di rossore, ieri ho fatto infatti la maschera lenitiva perché di MLTS perché veramente stavo male. Quindi non posso usarle perché mi dà un sensore di irritazione che non avete idea. Quindi per pelli sensibili, nei periodi sensibili, quei prodotti sulla mia pelle non vanno assolutamente bene. E ho preso, ho aperto il cofanetto di Carlita Beauty che praticamente mi ha regalato mia sorella per Natale, dove c'ha il siero viso illuminante all'acido ialuronico, la crema viso perfezionante alla polvere di perla e il filtro di bellezza maschera viso uniformante rimpolpante. Allora, per adesso io ho usato soltanto il siero e la crema. E la maschera sto facendo quella lenitiva perché per il momento ho l'esigenza di lenire la pelle e mettiamo il siero che ho provato anche ieri sera e sulla pelle irritata benissimo perché non mi ha dato problemi. Infatti metterò questo e me di Iodema siero e crema non lo posso usare almeno in questo momento. All'inizio non mi faceva niente, infatti ve ne avevo parlato, no? E anzi, molto idratante, diciamo nutriente la crema, si asciugava subito. E adesso a me in primavera la pelle dà un po' di problemi, devo stare un po' attenta. Ok, mettiamola lì. Mi piace lasciarle qua perché è troppo carine le confezioni. Da tanto che volevo prenderlo, mia sorella alla fine me la fa. Stava nella mia wishlist, mia sorella poi
si ricordava nella mia wish list cosa c'era, e c'era anche i prodotti di Carlita, che è da tanto che li volevo prendere. Questa è la crema viso per l'Epidea, parti profumi buoni, un profumo, hanno tutto un profumo buono, delicato, un po' dolcino e un po' di pulito. Buono, buono, buono. Ok. Oh, fantastica. Fantastichissimo. Non si dice fantastica. Allora, che fate questo weekend? Io vado da nonno. Se vedete su Instagram, fate anche i bignà. Porto le pigne pasquale che ho fatto le prove, mi ha imparato mia cugina a farle. Sono dei dolci che fanno in Abruzzo col cioccolato dentro, una cioccolata con una frutta secca e vario, e varie cose, e tante uova. E ho pubblicato tutto su Instagram. Quindi ragazzi, questi prodotti di Carlita promossissimi, soprattutto se avete poi anche la pelle sensibile, vanno stra bene. Poi proveremo insieme anche la maschera rimpolpante, che non vedo l'ora di provare. Allora, un prodotto che posso utilizzare invece di Iodema, che non mi dà problemi ovviamente, è il contorno occhi. Questo qua, che ovviamente questo non mi dà problemi. E questo lo applico. Comunque la mia mano santa di questo periodo è la maschera lenitiva di MLTS, che certe volte, ieri l'ho applicata proprio, l'ho fatta stare 20 minuti, però tipo anche l'altra sera sono arrivata, ero tutta rossa, l'ho messa anche per quei, che ne so, per 5-10 minuti che cambiavo smalto, perché, e poi tanta acqua termale sul viso lenitivo. Anzi, secondo me me la dovrei anche, fra poco inizia il caldo, me la dovrei anche portare, perché inizieranno i miei sbalzi di temperatura. Vedete, adesso è un po' rossa, però non mi brucia con quelle creme, e comunque la pelle la sento, mazza che bella sta crema comunque, perle d'idea per davvero, e... però è un roseo normale e non mi brucia e non appaiono le bollicine. Fantastico. Ci vediamo fra poco e vi faccio vedere che cosa ho applicato. Ah, no, aspetta, vi faccio vedere ieri la maschera che ho fatto. Tra l'altro sto usando anche un altro siero, pure questo non mi dà problemi, che è di Anto, di Vanilla Cosmetics. Ho fatto vedere anche su... questo siero all'acido ialuronico, anche questo, sì, illuminante, buonissimo, di Vanille Cosmetics, della nostra Anto, del canale YouTube e Instagram, Skin Repair. Anche questo, infatti, lo mettevo sotto e mettevo sopra quello di Iodema, però quello non posso niente, proprio utilizzarli. Quello è per le pelli normali, per me non va bene questo periodo. Che vi devo dire, ieri ho fatto appunto questa, già l'avete vista, la maschera lenitiva sensitive di MLTS Scienza Fitocosmetica, che è una mano santa per lenire le parti infiammate. Quella ce la devo sempre avere. È proprio, ho pensato una volta, avevo linfonodi, delle bolle sotto al cavo ascellare, bollicine, sapete, mi è mai capitato il brufoletto sotto l'ascelle, ammessi, e delle bolle, forse con la depilazione, col deodorante, non ricordo. Praticamente ho messo quella un po' di giorni, la maschera, cioè ho detto alla produttrice, che era la mia insegnante di chimica cosmetologica a scuola, ho detto ma anche sotto il cavo ascellare funziona, si è sfiammato tutto, fantastica. Ragazzi, vado a fare la doccia, così poi vi faccio vedere i prodotti che ho utilizzato nuovi per i capelli. Per il corpo sono sempre gli stessi, però ve li faccio vedere lo stesso, oggi vi faccio vedere tutto dalla A alla Z. Ragazzi, sbirciamo nella doccia di Chris Beauty Channel. Allora, ragazzi, allora, per prima cosa ho utilizzato
questo scrub di Sunsilk, che è uno shampoo detox approvato dal metodo, Carly Method. Io da quando l'ho conosciuto tramite Annunziata Ricci e Carricci, seguo praticamente questo metodo, i capelli sono proprio rivitalizzati, un altro tipo di capello. Allora, devo dire che questo sì, fa l'effetto scrub, però a me secca molto la cute e non mi trovo molto bene, lo finirò perché mi risecca molto. Infatti poi ho preso le... vi farò vedere quando li apro, perché io non apro tutti i prodotti perché hanno comunque una scadenza, anche se hanno i conservanti, però magari la funzione che poi fanno è meno, diciamo, superando la scadenza che viene indicata, insomma, dietro al prodotto, vedete? Questo sinceramente me li secca, ma ho preso lo shampoo purificante Divina e la kit, non vedo l'ora di utilizzarlo. Dopodiché ho provato sempre dal metodo la linea Pomelo Vanilla Dream, sia lo shampoo, sia il riparatore e sia la crema condizionante. A parte l'odore di marshmallow fantastico, ma veramente degli prodotti buonissimi, corposi, cioè facevo lo shampoo e sembrava che mi dava volume, è veramente buonissimi, è un profumo favoloso, approvati dal metodo e pieno di estratti, ragazzi. Veramente buoni, buoni, buoni. Adesso vi faccio vedere velocemente, ma possiamo anche un giorno parlarne più tranquillamente. Poi vado ad applicare, guarda, io l'ho lasciati proprio così bagnati, che effetto bagnato, la maschera di Namalei, maschera capelli pH acido, limone e pompelmo, capelli spenti, opachi e trattati. Mamma mia, lascia dei capelli morbidissimi, e questa è buonissima, è nutritiva, un odore favoloso, favoloso. Veramente buono, buono. Capelli morbidissimi. Dopodiché per il corpo, ragazzi, invece sono... per sigillare il tutto ho utilizzato il balsamo addolciante a cocco. Capelli lunghi e ribelli. Per il corpo sono andata a utilizzare questo scrub corpo del Benasia, molto cremoso, devo dire. Buono, ma l'odore, sapete, di questa linea di Herbolaria a me non piace. Troppo... acquatico, non mi piace proprio. E poi questo, dove non applico lo scrub, anche nel cavo ascellare, e questo ormai ridotta, poverina, di MLTS Scienza Fita Cosmetica, è un olio corpo satinante molto buono che metto sulla pelle bagnata. E quella è la mia spazzoletta dove faccio scrub e lavo la schiena, ovviamente. E adesso andiamo a fare lo styling. Ed eccomi qui, finalmente lavati i capelli. Mamma mia, ragazzi. Allora, lo styling. Allora, oggi ho applicato questo come leave-in. Allora, prima ho messo queste goccine di Vanille Cosmetics sulle doppie punte, e che sono praticamente un olio illuminante protettivo e nutriente. Io lo utilizzo sulle punte dei capelli. E poi ho applicato aloe vera cream senza risciacquo di Garnier Fructis come leave-in. Questi sono tutti approvati perché io seguo Annunziata e da tante altre ragazze anche su Instagram, che danno tante chicche. Allora, quindi se non conoscete il metodo e siete ricce, andate a vedere i loro canali che vi aprono un mondo. Allora, poi ho applicato il gel sui capelli super bagnati, l'ho anche inumidito un pochino con lo spruzzino. Il gel è questo Extra Strong numero 4 di Nivea. E poi la maschera per i ricci, Curls e Care. Adesso andiamo ad asciugare e ci vediamo dopo. Dire, ragazzi, che lo styling è Nivea. Fantastico, si sente un profumo tra Nivea, una maschera di Namalei, quello della Fructis Livin, cioè. Mi piacciono molto, morbidi. Terminiamo, il profumo che metto è Red di Diodema, che voglio terminare perché comunque da troppo che ce l'ho, è cambiato un pochino colore, ma il profumo è sempre buono. È l'ispirato di Hypnotic Poisson ed è buonissimo. E quindi adesso esco e vi saluto e vi auguro un buon weekend!